Buongiorno, sono in una delle stanzette della Congregazione per l'Educazione Cattolica, vedete qui quanto è bello, carino, e volevo rispondere a un'affermazione che fece un noto psicologo italiano, che è Galimberti, che diceva che niente cambierà dopo questa pandemia. Non cambierà niente perché le persone continuano a fare e a comportarsi come si comportavano prima. Io dovrei dissentire di questo grande psicologo dal momento che le circostanze della vita, la storia, si cambia le persone, nel senso che io, come diceva Ortega y Gasset, io sono io e le mie circostanze. Quindi questa pandemia, questa situazione di quarantena nella quale ci siamo trovati, senz'altro cambierà la nostra vita. La domanda è se cambierà in bene o cambierà in male. E a questo punto non possiamo pensare che solo le circostanze cambiano le persone. Le persone cambiano se vogliono cambiare, e a questo punto entra tutto l'organismo delle virtù, perché le virtù sono un certo mezzo, vengono definite in questo modo, un certo mezzo tra due posizioni esagerate, per esempio la prudenza, tra la pusillanimità e, diciamo, l'audacia o l'arroganza o la adesso non mi vengono i termini, ma quello che voglio dire è che noi possiamo cambiare in meglio o in peggio, ma questo dipenderà non tanto dalla circostanza, ma da come noi ci collochiamo di fronte a queste circostanze. Non possiamo pensare che sono le cose, una pandemia, che ci farà essere migliori. Noi possiamo essere migliori se ci impegniamo. Le virtù sono quello, sono una seconda natura che ci consentono di realizzare atti virtuosi intensamente voluti, e quindi la volontà deve entrare completamente nelle nostre decisioni. Non dobbiamo lasciarci vivere dalle circostanze, perché queste circostanze non ci aiuteranno a migliorare, anzi ci aiuteranno a peggiorare. Quindi intraprendenza, sforzo, dedicazione, dedizione, guardate, c'ho anche i guanti. Affinché veramente noi possiamo dire che questa pandemia ci ha aiutato, ci ha insegnato qualcosa. Altrimenti dovremmo dire non ci ha servito niente. A questo punto, come il salmone che tenta di rimontare il fiume, se si ferma, se si frena, anziché andare avanti, va indietro, va in peggio. Quindi cambieremo? Sì. Ci ha cambiato questa situazione? Ci ha cambiato. La domanda è che dipende da noi, è se questo cambiamento sarà in meglio, è quello che ci speriamo, o sarà in peggio se ti sei abbandonato alle circostanze. Santa giornata. Vi saluto qui dalla Congregazione della Dottrina dell'Educazione Cattolica. Qui non si vede, vediamo se riusciamo a vedere. Qui si dovrebbe vedere, è il colonnato. Santa giornata.